Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Confcommercio Notizie. Nel terzo trimestre la crescita dell'Italia si arresta. La stima dell'Istat indica infatti un dato invariato rispetto al trimestre precedente, mentre su base annua c'è un aumento solo dello 0,8%. Pesa la perdurante debolezza dell'attività industriale. Nell'Eurozona PIL a più 0,2% e più 1,7% rispettivamente. Per Confcommercio è un dato peggiore delle già poco ottimistiche attese, che indica una brusca frenata dell'economia negli ultimi mesi. Il PIL mensile Confcommercio lo prevedeva a un più 0,1% per il terzo trimestre, con ulteriore peggioramento per ottobre, cioè per il primo mese del quarto trimestre. Tutto ciò, conclude l'ufficio studi, ha ovvi riflessi anche sulla ripresa prevista per l'anno prossimo e quindi sui rapporti di finanza pubblica rilevanti per il rispetto delle regole europee. I segnali provenienti dalla fiducia nel mese di novembre, per quanto riguarda le imprese in generale, in particolare quelle del commercio, non lasciano presagire, secondo l'ufficio studi di Confcommercio, favorevoli cambi di rotta nel futuro prossimo. Lunedì 5 novembre, al Ridotto del Teatro Comunale, Confcommercio Vicenza presenta un workshop gratuito sul dettaglio moderno con gli esperti del settore e 10 testimonianze di negozianti innovativi. Il progetto nasce per mettere in circolo nuove idee per lo sviluppo del terziario. ConfLab, questo è il titolo, sarà infatti un luogo dove mixare semplicità e scientificità, consigli pratici di altri imprenditori ed analisi degli esperti per studiare nuovi modelli di successo. Questo primo appuntamento è dedicato appunto al dettaglio. Seguiranno workshop, altri appuntamenti incentrati sulla ristorazione e ospitalità, oltre che all'ingrosso. Confcommercio Vicenza ha siglato giovedì scorso un accordo territoriale in materia di lavoro con i sindacati di categoria, che vale per le località turistiche e i centri storici delle città d'arte della provincia. Sono così salve le assunzioni stagionali nelle attività del commercio. Ne parliamo con Mirka Pellizzaro dell'Ufficio Relazioni Sindacali e Legislative del Lavoro di Confcommercio Vicenza. Abbiamo firmato un importante accordo che riconosce la stagionalità nelle aziende del settore commercio. È stato un accordo voluto, ricercato con le organizzazioni sindacali per permettere alle attività del commercio che hanno un'intensificazione ciclica dell'attività di assumere i lavoratori, anche gli stessi lavoratori, in determinati periodi dell'anno. Questo accordo vale per le località a vocazione turistica e nei centri storici di alcune città. Le località individuate sono quelle della delibera della provincia di Vicenza, nello specifico tutti i comuni dell'altopiano di Asiago, Asiago, Conco, Enego, Foza, Gaglio, Lusiana, Rozzo, Roana, Recoaro Terme, Tonezza del Cimone e i centri storici delle città d'arte Bassano del Grappa, Marostica e il centro storico di Vicenza. I periodi individuati per queste intensificazioni cicliche delle attività sono dal 1 di dicembre al 30 marzo, 2 settimane prima, 2 settimane dopo la Pasqua, dal 1 giugno al 30 di settembre. Per poter avviare le assunzioni basta inviare una richiesta, una comunicazione all'ente bilaterale di Vicenza, la modulistica è già reperibile nel sito dell'ente bilaterale. Abbiamo anche organizzato degli incontri sia territoriali ad Asiago, a Bassano e presso Confcommercio Vicenza per illustrare le specificità dell'accordo e i vantaggi che ne derivano per le aziende. Due giovani neodiplomati agli istituti alberghieri veneti hanno vinto altrettante borse di studio finanziate da Rader SPA e da Banca Mediolanum per partecipare alla prossima edizione del Master della Cucina Italiana, il corso di specializzazione per diventare giovani chef nel quale insegnano i più bei nomi della cucina italiana e internazionale e tanti altri professionisti dell'enogastronomia e della gestione della ristorazione. La selezione si è svolta la scorsa settimana nelle cucine del Centro Formazione ESAC nell'ambito della prova Chef Talent. Ascoltiamo le interviste. Sono molto contento, anzi contentissimo di essere riuscito ad entrare in questo gruppo di 20 ragazzi che parteciperà a questo master. Ho visto che è un master molto valido per la mia formazione.
come persona, come ragazzo e soprattutto come futuro cuoco. E non vedo l'ora che inizi. Alla fine di questo master vorrei andare a lavorare in un ristorante stellato in Danimarca. Intanto farò il master. Dopo il mio sogno sarebbe di lavorare in pasticceria, quindi penso che prenderò quella strada comunque. Si tratta di un piccolo esame fatto di 3 piatti, un pesto alla genovese, dei gnocchi di patate burro salvia e dei bignè alla crema. Chef Talent è un'importante iniziativa che facciamo per selezionare tra gli migliori allievi di istituti alberghieri del Triveneto 2 ragazzi ai quali saranno assegnate le borse di studio messe a disposizione da 2 sponsor che anche quest'anno hanno deciso di aderire a questo tipo di iniziativa. Siamo sempre molto attenti al territorio e sponsorizziamo in tutta Italia sempre le eccellenze. Essendo questa comunque un'eccellenza del territorio vicentino e volendo stare vicino ai giovani che crescono sempre di più, anche quest'anno abbiamo deciso con molto piacere di sponsorizzare questa borsa di studio. Per noi è importante sponsorizzare questo corso ed è un piacere, in quanto oggi si parla moltissimo del futuro delle giovani generazioni e poter fornire un'opportunità a questi nuovi ragazzi e per una possibile eccellenza della cucina italiana nel mondo è fondamentale per Rader. A San Drigo da novembre fino a Pasqua c'è uno scontrino per la scuola. L'iniziativa della locale delegazione di Confcommercio coinvolge cittadini, negozi e pubblici esercizi, una gara avvincente tra scuole e ha il sostegno dell'amministrazione comunale. Si tratta di un progetto che intende da un lato valorizzare il tessuto commerciale locale e dall'altro regalare materiali didattici a tutte le scuole del comune. Ne abbiamo parlato con la presidente dei commercianti di San Drigo, Enrica Secco, e con l'assessore della cultura del comune di San Drigo, Marica Rigon. Il concorso funziona così. Con gli scontrini emessi dai negozi che avranno esposta la locandina uno scontrino per la scuola, questi scontrini verranno messi nelle urne all'interno delle scuole. In ogni scuola c'è un'urna. Abbiamo bisogno del coinvolgimento delle famiglie, degli alunni, in modo tale da raccogliere più scontrini possibile, da depositarli in queste urne. Vincerà la scuola che avrà più scontrini in rapporto agli alunni. Ci tengo a sottolineare comunque che ogni scuola vincerà qualcosa, i doni saranno in materiale didattico o di quello che avranno bisogno. È importante questa iniziativa perché comunque è un po' paragonabile a quello che è il welfare territoriale, no? Quindi abbiamo un aggregarsi, un fare rete di comunità che favorisce un po' tutta anche la coesione sociale. Quindi abbiamo i nostri cittadini che sostengono le attività locali e promuovono quello che è l'attività didattica della scuola. Quindi abbiamo 77 esercizi pubblici qui a San Drigo ed è, credo, una buonissima opportunità per creare una spinta al nostro commercio locale. Ed ora le prossime proposte formative in programma al Centro Formazione ESAC. ESAC Formazione propone dal 12 al 19 novembre il corso di 36 ore per disoccupati dedicato allo shop assistant, con competenze di visual merchandising per apprendere l'organizzazione del punto vendita, la gestione delle merci, l'assistenza al cliente nel processo di acquisto e le competenze nella gestione e nell'allestimento della vetrina degli spazi espositivi. Dal 26 novembre al 4 dicembre corso di 40 ore per disoccupati dedicato al Digital Marketing Specialist per apprendere tutte le strategie di web marketing e social media marketing per gestire la promozione online e la comunicazione dell'impresa. L'Università del Gusto propone invece il 14 novembre prossimo il corso di vasocottura nella cucina moderna con dimostrazioni di ricette a base di pesce, carne e verdure. Infine, dal 19 al 22 novembre, corso di 24 ore dedicato al cameriere di sala per allestire ed organizzare la sala, servire cibi e bevande, servire i clienti e consigliare loro i migliori abbinamenti tra cibi e bevande. Ed ora l'agenda. Sì.
Lunedì alle 9.45, workshop ConfLab 2018. Martedì alle 14.30, incontro sulla fatturazione elettronica. Mercoledì alle 14.30, incontro sul tema più flessibilità nei contratti a termine del settore commercio con l'accordo del 30/10/2018. Alle ore 17, consiglio dell'Associazione Provinciale Macchine e Attrezzi Agricoli e Boschivi. Giovedì alle 20.45, incontro sul tema più flessibilità nei contratti a termine del settore commercio con l'accordo del 30/10/2018. E per quanto riguarda questo appuntamento con Confcommercio Notizie è davvero tutto. Vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento a domenica prossima. Un arrivederci e buona settimana.